Allora, dopo forse mille mila ore riusciremo a startare The Last of Us. Intanto è uscita parte 3, cioè, per farvi capire, era una battuta il tempo. Allora, nuova partita. Normale. Inverti la mira, permane, ma avvia tutto. Hai selezionato normale, il livello di sfida può essere modificato in qualsiasi momento. Avvia. Basta che parti, te prego. Grazie. Ok, un gioco di Naughty Dog. Sì, Tommy. Tommy, ascoltami. È il committente. È lui il committente, non posso perdere questo lavoro. Sì, lo capisco, ma... Ok, ne parliamo domattina, ok? Ne parliamo domattina. Sì, ciao. Ehi. Fatti là. Giornatona al lavoro, eh? Che fai ancora sveglia? È tardi. Oh, cavolo, che ora è? Dovresti già essere a letto. Ma è ancora oggi. Ok, ragazzi, non parlo perché non si capisce niente con gli audio su sto gioco, come tutti i porting. Che cos'è? Il tuo compleanno? Mi danno sempre problemi. Ti lamentavi del tuo vecchio orologio. Così ho pensato che... Ti piace? Tesoro è Cosa? stupendo, ma graficamente assurdo, ragazzi. credo che sia rotto. Cosa? No. Dove hai preso i soldi per questo? Droga. Vanno forte le droghe pesanti. Ah, bene, allora puoi iniziare a aiutarmi col mutuo. Sì, ti piacerebbe. Io ragazzi ho un dubbio, poi devo smanettare un attimo con l'audio, eh. Sara, tesoro, corri a chiamare papà. Zio Tommy, che ore sono? Devo parlargli, ci sono dei... Zio Tommy, pronto? Papà. Ok, vediamo qua che c'è. Qui c'è il bagno, ma non credo che sia. Che cos'è? Giornale. Admits and spike at area hospitals. Aumento del picco. Ah, qui vabbè, ci parla praticamente, raga, dell'infezione. Vabbè, possiamo stare qua a leggere, comunque la conosciamo tutti Papà. più o meno la storia, no? Perciò diciamo che Ehi, sei qui? Dove diavolo sei? Secondo le segnalazioni, le vittime dell'infezione mostrerebbero segni di crescente aggressività e... Spari? C'è il suo telefono. Dov'è? Ah, eccolo. Perfetto. Otto chiamate senza risposta. Dove diavolo sei? Messaggio da Tommy. Dove Sto diavolo sei? arrivando. Ok. Va bene. Diciamo che secondo me la situazione si farà spinosa, come sicuramente sapete. Comunque spero, ragazzi, che il gioco
vi possa interessare, vi possa intrattenere in qualche modo, anche se ormai lo conoscete a memoria, l'avete giocato magari 10.000 volte, però mi piacerebbe sapere anche la vostra, insomma. Eccoti qui. Sara, stai bene? Sì. È entrato qualcuno? No, chi dovrebbe entrare? Non avvicinarti alle porte. Resta indietro. Papà, mi stai spaventando. Che succede? Sono i Cooper. C'è qualcosa di strano. Forse Ok. sono malati. Come malati? Non... Jimmy! Papà! Tesoro, qui, vieni. Jimmy! Non è Jimmy. Jimmy, ti avverto! No! Vai, vai! Via, 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 via. Visto stamattina. Ascoltami, sta succedendo qualcosa di brutto. Dobbiamo andarcene da qui. Mi hai capito? Sì. Tommy, dai. Dove? Dove diavolo eri? Hai idea di cosa stia succedendo? Ne ho una vaga idea. Porca troia. Dai, piccola. Sei Via. coperto di sangue. Non è mio. Dobbiamo andarcene. Abbiamo sparato a uno. Praticamente. Possiamo andare via. È una specie di parassita. Mi dici che è successo? Più tardi. Guardate ragazzi, comunque che grafica, oh. Non lo so se dal video l'apprezzate, ma è spaccamascella, raga. Ascoltiamo la radio. Sì, certo. Grazie. Niente cellulare, niente radio. Va sempre meglio. Prima il giornalista non la finiva più. Ha detto dove andare. Ha detto che l'esercito sbarra l'autostrada. Di Travis è inaccessibile. Significa che dobbiamo andarcene. Prendi la 71, sto andando là. Ok. Quanti sono morti? Forse tanti. Hanno trovato una famiglia fatta a pezzi in casa. Già. Direi di non peggiorare la situazione. Merda, com'è successo? Non ne hanno idea. Non siamo l'unica città. All'inizio dicevano che era il sud, ora parlano della costa est e della ovest. Sta addirittura vibrando il pad, ragazzi. Quella è la fattoria di Lewis. Spero sia riuscito a scappare. Ne sono certo. Siamo malati. No, certo che no. Come lo sai? Dicono che siano le persone in città, noi Jimmy no. non lavorava in città. Hai ragione, è così. Siamo a posto, fidati. Vediamo che gli serve. Che diavolo stai facendo? Guida. No, Anche no, no. noi. Non abbiamo spazio. Tira dritto, Tommy. Tu non sai cosa ho visto. Passerà qualcun altro. Dovevamo aiutarlo. Mamma mia, ragazzi, comunque... Immaginatevi trovarsi in una situazione simile, è veramente, veramente tosta, eh. Hanno avuto tutti la stessa cazzo di idea. Beh, si può fare marcia indietro. E che cazzo, amico diavolo? Fai il versino. Tommy! Andiamo se Tommy. Sì, ho visto. Dannazione. Gira qui. Gira qui. No, 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 no. Forza, andiamo. Da cosa scappano? Andiamoci via. Ci provo. Oh, no. Non possiamo fermarci, Tommy. Non posso passargli sopra. Torniamo indietro. Ce ne sono anche dietro. Là, là, là. Aspetta. Vai. Aia. Ma ci hanno preso in pieno un furgone, il furgone. Questo per ora è praticamente sputato alla serie, ragazzi. Dite grazie al cavolo. Torna indietro. Indietro.
Ok, via. Oh, oh, calmo, stai che ha. Mazza che botta. Papà, sono qui. Forza, dammi la mano. Via, 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 via. Che c'è? La gamba fa male. Fa male? Dobbiamo correre. Oddio. Tu tieni cazzo. Sono piccola. Tieni forte. Ok. E dove vado io? Tieni gli occhi chiusi, tesoro. Joel, attento. Attento a chi? Porco Giuda, porco. Continua a correre. Dove vado? Continua a guardare i miei piccoli. Mamma mia, guardate, guardate le... una cosa... una cosa... pazzesca. Ma io sto correndo in tutto ciò, raga, perché... indietro, sono pronti! Da questa parte, nel vicolo! Nel vicolo? Ah, ecco il vicolo, ecco il vicolo! Sì, lo so, non è che... via! Ok, ok. E levati, dai! Sottoscritti, grandissimo. De cattiveria. Con cattiveria e... quasi, piccolina. Superano il recinto. Muovetevi, trovate una via di uscita. Porca miseria, da tutte le parti stanno sti cosi. Andiamo. Comunque, ragazzi, è veramente wow. Sto dicendo wow. 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 Non riesco a fare il commentary di questo gioco perché si commenta da solo, raga. Non c'è bisogno. Non c'è bisogno. Che commentary devi fare? Che devi dire? Ehi, ci serve aiuto. Fermi! Ti prego. È mia figlia, penso che abbia una gamba. Fermi, dove siete? Scena famosissima. Noi non siamo malati. Ho due civili qui sul perimetro esterno. Istruzioni? Papà e lo zio Tommy. Ti porto al sicuro e torno a cercarlo, ok? Signore, c'è una ragazzina. Ma... ah, sì, signore. Senti, abbiamo attraversato l'inferno. Ok, ci serve... oh, merda! Ti prego, no. Grande Tommy. Oh no. Porca miseria. Sì, ragazzi. Vieni, mani piccola. Lo so, piccolo, lo so. Dio. Ascolta, piccolo, lo so che fa male. Andrà tutto bene. Una delle scene più belle di The Last of Us. Adesso ti alzo. Lo so, amore, so che fa male. Forza, amore. Ti prego, lo so, piccolo, lo so. Sara. Amore. Ok, The Last of Us parte 1. Questa, ragazzi, è il prologo, ovviamente.
Adesso, fra poco, ovviamente, ci fermiamo. Il governatore ha dichiarato lo stato d'emergenza. Centinaia e centinaia di corpi sulle strade. Il panico si è diffuso dopo che un rapporto preparato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mostrato che i vaccini testati sono inefficaci. Con i burocrati privati del potere possiamo prendere le misure necessarie per proteggere i cittadini. Los Angeles è ora l'ultima città in cui è stata dichiarata la legge marziale. A tutti i residenti è richiesto di fare rapporto alle zone di quarantena. I disordini proseguono da 3 giorni consecutivi e le razioni invernali sono ai minimi storici. Non parliamo di pandemie, raga, perché ha rivendicato la paternità di entrambi gli attacchi. Lo statuto pubblico richiede il ripristino di tutti i rami del governo. Nuove manifestazioni sono esplose dopo l'esecuzione di altri 6 presunti membri delle Luci. Potete ancora ribellarvi con noi. Ricordate, se vi perdete nel buio, cercate le luci. Credete nelle luci. Cercate le luci, appunto. Estate. Ecco, 20 anni dopo, ovviamente. Sto arrivando. Sveglio da molto? Ne vuoi un po'? No, non... ne voglio un po'. Ho delle notizie interessanti. Dov'eri finita, Tess? Ah, Tess, questa. Ehi, avevamo una consegna. Noi avevamo una consegna. Beh, volevi che ti lasciassimo in pace, ricordi? Allora fammi indovinare. L'affare è andato a monte e il cliente è scappato con le pillole. Ci ho azzeccato. L'affare è andato liscio come l'olio. Abbastanza schederazione per un paio di mesi. Facile. E quella come la spieghi? Stavo ritornando qui tranquilla quando 2 stronzi mi hanno assalita, ok? Hanno messo a segno qualche colpo, ma... beh, ce l'ho fatta. Dammi qua. I 2 stronzi sono ancora con noi? Molto divertente. Almeno hai capito che fossero. Ehi, senti, erano 2 qualunque, non contano niente. Quello che conta è che è Robert ad averli mandati. Il nostro Robert? Sa che gli stiamo addosso e crede di poterci fottere per primo. Ma sveglio, pezzo di merda. No. Non lo è abbastanza. So dove si nasconde. Sì, certo, come no. Un vecchio magazzino nell'area 5, ma non so per quanto. Io sono pronto anche subito, ti va? No, subito può andare. Ok, ragazzi, mo adesso vediamo di fermarci a un certo punto, sennò viene un episodio lungo 1 chilometro. Però su questi episodi oggi non riesco a parlare, non vi assicuro niente. Il punto 5 è ancora aperto. Ci restano poche ore al coprifuoco. Ok, allora io direi, ragazzi, che per questo episodio ci fermiamo qui. Abbiamo fatto il prologo. Come al solito vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un bel like, a commentare, a condividere, a attivare la campanellina di notifiche per non perdervi gli altri video e supportare serie e canale. Vi ricordo gli appuntamenti su Twitch del martedì, del giovedì e della domenica dalle ore 22:15. Venite a vedere che cosa facciamo e noi, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.